Buongiorno, siamo qui con la classe 40 della Viaggio Rossetti. Siamo qui a casa Niccolini per intervistarli e vedere le loro impressioni. Vi è piaciuta questa attività? Sì. La rifareste? Sì. Quali erano i vostri ruoli? Albero, Niccolini. Vittoria vivi l'acqua. Pacifico Cavalieri, accogliere le persone. Spagnolo. Cosa avete fatto in questo spettacolo? Abbiamo accolto le persone e le abbiamo fatto delle scenette. Cosa vi aspettate di trovare al Corpus Domini? I bambini che ci spiegano quello che c'è dentro al Corpus Domini, così capiamo anche noi. Voi intanto siete di Ferrara, vero? Noi siamo di Ferrara. Ed è una delle prime volte che visitate questo palazzo? Io l'ho visto tante volte. Per me è la prima volta. Ho visto anche il Corpus Domini, per esempio, perché mia figlia presentava le tombe del Corpus Domini, dei nobili estensi. Siete emozionati per questa proprio. È stato difficile prepararsi, comunque, quanto ci avete messo circa? Perché avete scelto di fare volontariato qua? Perché amiamo diffondere cultura e quindi ci sembrava giusto offrire questo servizio alla comunità. Sto facendo di nuovo il volontario perché mi interessa scoprire altri elementi che magari in altri casi non vedrei mai. E mi piaceva il fatto che questa manifestazione si deve ai protagonisti e mi interessava appunto vedere il vostro punto di vista. Come questa è rispondendo per voi non vero, se non si fa di pazzo. Sì. Se li tieni là perché qua passano le macchine e entrano. Come mai hai di venire in Dunque, perché intanto ho la mia nipotina qui che sarà lei farà da cicerone e poi comunque è un'occasione per scoprire la città, è vero, mente che magari non conosciamo, tante volte andiamo all'estero e poi rischiamo invece di non conoscere bene la nostra realtà. Cosa si aspetta da questo momento? Di intanto di fare un ripasso anche della storia e di vedere cose che si mai visto. Per cui non sono mai venute in effetti. Ciao a tutti, siamo al Palazzo Tassoni Mirogli e oggi intervisteremo una bambina di quarta elementare che ha fatto lo spettacolo in questo palazzo. Tanto, come ti chiami? Agnese. E che parte interpreti in questo spettacolo? La bibliotecaria. E perché qua c'era una biblioteca? Sì, laggiù si vede anche la biblioteca, che però ora non è accessibile dato il terremoto del 2012. Ti sei eri in ansia prima di fare lo spettacolo? Un po'. Sto dando il primo però. Grazie mille. Come mai avete scelto questo? Perché è quello che conosco di meno di Ferrara. Cosa vi aspettate? Di imparare cose nuove. Ciao, io sono le ragazze della classe seconda G della scuola di Antrighieri e siamo qui per farti una piccola intervista e chiederti qual è il tuo ruolo in questo progetto. Hai già accolto molte persone? Sì, più di 100. Vi è andato bene? Sì. Ok, grazie.
perché hai iniziato a fare questa attività? Ho iniziato a fare questa attività perché è comunque un'attività di volontariato nei confronti della mia città, per far conoscere le bellezze e anche un po' le cose molto belle che offre la mia città, che magari non tutti conoscono e non si conoscono. Siete molto emozionati di svolgere questo progetto? Sì, un po'. Quanto tempo ci avete messo circa per prepararlo? Abbiamo iniziato a maggio dell'anno scorso e a settembre ci hanno dato il copione per impararlo. Ottobre. La scuola per giocare. Voi che ruolo avete in questo ruolo? Io ho tutta questa manifestazione. Presento la storia di questa basilica all'inizio della storia e poi io invece racconto il miracolo del sangue. Grazie. Ciao a tutti, oggi siamo al Corpus Domini con la quarta A e sto intervistando Carletta. Ok, come ti è sembrata questa esperienza? Bene. Eri un po' impaurita e sbagliata? Più agitata. Ok, invece ti sono bravissima. Siamo qui al Corpus Domini di Ferrara per intervistare due visitatori provenienti da Ferrara che stanno aspettando per entrare in questa chiesa bellissima. Cosa pensate di trovare in questa chiesa? Non siamo mai stati qua, quindi è stata una sorpresa. E dopo questa visita avete anche un momento? Sì, pensavo di fare un giro nel pomeriggio. Adesso abbiamo preso in mano il programma e vediamo cosa riusciamo a fare. E in che momento siete stati in questa città? No, stamattina è il primo. Abbiamo il primo. Però gli anni scorsi veniamo sempre. Siamo degli abitué della manifestazione. Davvero, è molto interessante. E siete sempre, tutti gli anni, bravissimi e stupendi, sempre, veramente. È un'iniziativa meravigliosa. E complimenti. Grazie a voi e agli insegnanti. Ciao.